La principale riguarda la richiesta di istituzione di una commissione d'inchiesta per far luce sui diversi aspetti connessi alla gestione dell'emergenza Covid. Ormai è una notizia di rilievo nazionale. La gestione dell'emergenza, sin dalle prime fasi e riguardo tutti gli aspetti della stessa, presenta ormai condizioni di opacità, nebulosità, mancanza di informazioni e dei minimi requisiti di trasparenza che non sono più tollerabili. Questo non riguarda soltanto il tema dei pareri, su cui tornerò alla fine, ma riguarda la complessa gestione della macchina dell'emergenza, la gestione dei tamponi, le nomine principali delle persone, dei direttori che seguono i diversi aspetti dell'emergenza e che, come più volte abbiamo segnalato, in alcuni casi mancano anche dei requisiti minimi, gli appalti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, e il tema dei posti letto e dei numeri comunicati ogni giorno a Roma. I numeri dei ricoveri, per esempio, l'abbiamo già detto più volte, sono molto superiori rispetto a quelli che ogni giorno noi inviamo a Roma, perché non tengono conto dei reparti che non sono Covid ma ospitano dei pazienti Covid. I posti letto e il numero della terapia intensiva ci sembrano molto diversi nella realtà rispetto ai numeri che tutti i giorni dichiara la,